tutti ragazzi, sono Luca di The Same Games e questo è un nuovo episodio di Garry's Mod. Questa volta una mappa nuovissima che possiamo definire horror, vero Leo? Purtroppo possiamo definire horror. Esatto. Quindi un ritorno anche di Horror Story, fra virgolette, dai, fra... È un misto sì, tra Garry's Mod e Horror Story. Di mezzo. E la mappa si chiama Escape Your Dreams. Fuggi dal tuo sogno. Esatto, Your Dream. Quindi questa qui è la parte 1, quindi ragazzi è divisa in due parti, è spettacolare, dalle recensioni dicono che sia una delle mappe più belle. Partiamo subito. Allora, qui ci sono le regole. Don't use no clip, vabbè, ovvio, quindi non bisogna usare i trucchi praticamente, non bisogna volare. Poi non si possono usare, vabbè, le solite pistole. Quelle che modificano la gravità, tipo quella che sposta gli oggetti. Esatto, poi la flashlight si può usare. Ci saranno tanti jumpscare, ok Leo? Mi spaventa la 4. Leo lo conosciamo. Io ho paura. Io scappo. Ok, game mode, scappo. Ok, è fun. Okay. Aspetta Luca, sto leggendo di qua, io aspetto un attimo. Quindi niente god mode. Ah sì, Leo, cosa stai leggendo? Ah, giapponese, sì. No, ho capito. Sono tutto giapponese, eh? Vai. Penso che dobbiamo premere questo bottone, o almeno non ho idea. Ho cliccato. Cos'hai cliccato? Ho cliccato, ma non so. Cos'è stato? Cosa sta succedendo? Non ne ho idea. No, cioè... ah, Luca! Ci sta venendo addosso il soffitto! Cosa? Dove siamo spawnati? Non lo so, vai giù di questa cosa. Non riesco, sono buggato. Oddio, ma siamo sulla luna. Ma va lentissimo. Sono sulla luna. Allora ragazzi, siamo messi in mano solamente una spranga, perché non sapevamo che arma mettere, se dovevamo metterci armi. Cos'è sto rumore? Io ho paura. Oddio! Cos'è stato? Non lo so. Via, io scappo. Comunque abbia inventato questa mappa, però sa fare. Vieni qui. Qui si può aprire. Ok, si può aprire adesso. No, io ho paura, vacci tu. Ok, qui c'è una spranga. Oddio, ma cos'è? Ah, ecco, una spranga apposta, quindi ci teniamo queste armi finché non ne troviamo altre. Cos'è? Tipo un martello, cos'è? Aspetta, si può raccogliere? No, non si può raccogliere. Che cazzo sto usando? Aspetta. Luca? Cosa? No! No! Cosa hai fatto? Non lo so! Non toccarlo! Chiudi la porta. Non toccarlo! C'è una mucca assassina! Aspetta! Ok, mi sa che dobbiamo passare per di qua. Non ne sono sicuro, però provo ad aprire quest'altra porta. Quale? Non si apre, quindi dobbiamo passare per i condotti. Sì. Dove lo abbiamo capito? Ma cosa? Oddio! Ma che cavolo! Ma mi sono preso paura io che l'ho visto 5 secondi dopo! A me sta mancando di FPS, ragazzi, scusate. Ma qui non si apre, Leo. Come non si apre? No, dobbiamo tornare indietro. Ah, sicuramente qua si è aperta un'altra strada. No, ci vai tu! Sì, ci vai tu! Già uno schermo in cazzo. Sei bellissimo, sei... hai la testa nel... nel tettuccio dei condotti dell'azione. Ok, eccoci. Ragazzi, comunque non è che è il Fraps buggato, nel senso il software che stiamo usando per registrare, no, è proprio la mappa che... Aiuto! Ah! Ma cosa? Ma perché? Basta! Aiuto! Qui ho chiuso, ho riaperto, non sto capendo niente! Cosa stai dicendo? Aspetta! Ho aperto la porta, ma si è chiusa subito! Ok, non abbiamo concluso niente. Aspetta che... spacchiamo tutte le casse. Magari c'è qualcosa dentro. Esatto, qui dietro c'è un corpo, mi sa. Che cazzo è? C'è un corpo! Non si capisce niente. Ah, solo uno, ne abbiamo trovati 5. La smetti di picchiarlo, mi fai male anche a me se mi colpisci. Visto qualcosa lì. No, non è vero. Sì, Leo, te lo giuro. Intanto c'è lo sbocco per terra. Viola poi, eh. Aspetta. Non si apre. No, ho paura. Cos'è? Chi è? Stavi vicino! Seguimi Leo! Chi è? Mi ha colpito un cazzo di carrello! C'è un bambino dentro! Oddio, non ce n'è uno, ce ne sono 9! Cosa vuol dire ce ne Cavolo. Sono 9? Basta, mi ha fatto malissimo! Cavolo, lo sto portando. Mi ha fatto malissimo! Okay, aspetta, ho 60 di vita adesso! Ah! Ok, vai, spaccalo! C'è qualcosa dentro? Niente qui! Ok, non c'è niente qui in teoria.
Però non mi piace c'è proprio. C'è questo cerchio della morte. Ok, ok, vieni via subito. Aspetta, stiamo qui, vieni qui. No, voglio no. Voglio sfidare qualsiasi entità ci sia qui. No. Vieni qui, io. Tipo, l'avete sentito? Ci sono. Ci sono. Dai, oh. Oddio, ma. Basta, usciamo. È l'elettricità. Andiamo. Via. Devo dire che fino adesso questa mappa è veramente fatta bene. Apri ci sono i bagni delle donne e degli uomini. Vediamo col... prima il quello degli uomini. Guarda, Leo! Siamo noi. Oddio, ma siamo bruttissimi. Guarda me, mamma mia. Io ho paura a guardarmi lo specchio. Io non pensavo di essere così. Ho paura che là dietro compaia il culo. Hai presente i film horror? Non si spacca lo specchio. No. Spacca lo specchio. Vai, Leo, vieni, fammi, stammi vicino. Voi. Ma che stammi vicino? Ma stammi te vicino. Ma... no, non aprirli tutti. No. Intanto mi guardo sempre intorno. Ma perché... tu hai una faccia bellissima. Mi guardi cos'è come... cos'è là? Robottino. Cos'è? L'hai visto il robottino? Sì, l'ho visto, era una tipa. Era tipo una tipa. No. Che cazzo mi sembrava un robottino? No, non aprirli tutti. Questo si è aperto a no, fare. No, cos'è sto rumore? Luca! Luca! Lì c'è qualcosa, aspetta un attimo. Luca! Guarda, guarda che questo qui si apre, si è aperto verso di noi prima. Cos'è quel coso? Non lo so, una trave. Aspetta che ti sta spingendo la porta perché si chiude da sola e ti spinge. Ok, ok, va bene, facciamola chiudere. Sentiamo bisbigli qua nei bagni, attenzione. Io ho paura di aprire questa porta qui adesso. Ok, ok, dobbiamo trovare delle travi di legno se non ho capito male. Ce n'era una lì, Leo. Dove? Le travi di legno, se intende quelle travi che ci sono qui. La stai portando in giro? Io la vedo completamente nera però, eh. Dobbiamo fare i gradini. Dobbiamo okay, comporre una scala, a posto, alla ricerca dei gradini. 2 su 5. Leo. No, chiudi, chiudi! C'è quel di... vieni a vedere che cazzo c'è qui dentro. Che cos'è quella roba? Ma è quella di prima. Perché ci... aiuto! Cos'è stato? Non vuole che prendiamo questo, ma io lo prendo lo stesso. Quindi... ma mi ha accecato. Aspetta, chiudo la porta. Via. Fotografia, io ti seguo, non si sa mai. Non si sa mai che okay. Troviamo chissà cosa. Sta prendendo fuoco uno scheletro di Minecraft. Io intanto prendo la trave. Luca! Luca! La vedi la bimba? Luca, sono tornato! Luca! Sono tornato all'inizio! Io no! Io sono ancora qui, Leo! No, io ho paura, Luca! Leo, raggiungimi, ti prego! Luca! Leo, corri su... ah! Leo, corri su da solo! Ah! Luca! Dovevamo andarcene subito, Leo, da lì! Dovevamo andarcene subito da lì! Io ho composto la scala! Luca, sto tornando! Perché? Luca! Ok! Leo ci sono, io sono da no, solo. Aspettami, anch'io mi è caduto il pavimento.